Su Renzia 18, tra le società presenti qui a Roma, c'è anche BNP Paribas Asset Management che sta per lanciare un nuovo insurance del territorio italiano. Ecco, siamo qui con Federico Triani, responsabile per la distribuzione retail della società. Le chiediamo, dottor Triani, un po' quale sarà il tema centrale del vostro workshop. Sì, buongiorno a tutti. Stiamo per partire, appunto, come accennato, con un nuovo workshop in partenza il 13 marzo, che tra diverse tappe italiane, a seguito di quello già fatto 6 mesi fa. Diciamo, il tema centrale è sempre l'azionario tematico internazionale, su cui abbiamo iniziato a fare una campagna attiva nell'ambito dei temi di investimenti socialmente responsabili, in particolar modo legati alle tematiche dell'ambiente, dell'acqua, del cibo e dell'impatto climatico. Questo roadshow ci ha visto 6 mesi fa partner con Italy, riproporremo di nuovo una soluzione simile, proprio perché abbiamo visto che il tema funziona, ci siamo piaciuti a vicenda e quindi stiamo riuscendo ad organizzare diversi incontri legati appunto al tema, che ormai è sempre un punto di interesse del pubblico e soprattutto dei risparmiatori finali, che diciamo che di ogni tipologia e centro sociale riescono ad accogliere, capire il significato di queste sfide globali tematiche, accettarne quindi un po' la scommessa e di conseguenza posizionarsi con un orizzonte temporale un po' più lungo, che riteniamo particolarmente utile in questo periodo di alta volatilità sul mercato. Ecco, qui a consulenza Grazie. Si è parlato molto del futuro del settore del risparmio gestito alla luce anche di tanti cambiamenti che ci sono stati, per esempio la Mifid, il mercato italiano viene guardato ancora con interesse da molte società di gestione. Possiamo riassumere un po' le vostre strategie sul mercato italiano? Sì, grazie. Allora, sul mercato italiano ci stiamo, diciamo, posizionando a livello di partner dei nostri distributori con cui collaboriamo, nel senso stretto del termine, cioè nel senso di cercare di fornir loro delle soluzioni, cioè non dei prodotti più esistenti alla vendita, e quindi di sviluppare assieme spesso e volentieri anche a quattro mani con investitori istituzionali che ci scelgono come loro partner, per studiare una strategia e confezionare un prodotto adatto alle esigenze della clientela a cui si rivolge e che quindi può andare dalle caratteristiche più basiche, diciamo di struttura a scadenza, sull'obbligazionario, per cercare di bloccare un tasso, piuttosto che a strategie più evolute come multi asset flessibili. Poi infine c'è un accennavo prima, multinazionali, multinazionali, su cui vediamo sempre maggiore interesse, esce date un po' le capabilities che ci contraddistinguono, dato che ricordo che pioniere negli investimenti socialmente responsabili e sostenibili. Ad oggi gestiamo oltre 30 miliardi su queste strategie, in particolar modo vediamo che l'ultima nata, quella focalizzata sullo smart food, appunto c'è un paio di anni che sta riscuotendo molto successo, interesse proprio per le tematiche semplici da raccontare, capibili, e perché ci sono dei trend ormai innegabili, chiari, come l'aumento della demografia, piuttosto che l'aumento dell'inquinamento, l'innalzamento dell'età media, a cui bisogna far fronte, le aziende che stanno rendendo conto, pertanto siamo a cercare questi business un po' più innovativi dove andare in questi. Ringraziamo allora Federico Triani per essere stato con noi. Grazie. Grazie a voi, buon proseguimento.